Matteo mi ha detto che c'era un coso da schiacciare, non mi ricordo più qual è. Ah, eccolo qua, eccolo qui. Allora la stanno scrivendo. E scusa, se loro hanno messo tutte queste piante di là, perché non fanno bene anche l'entrata di questa? Eh certo. Passano tutti. Fammi vedere dove, si gira di qua? Sì, alle cave. Perché sono cinque le cave. No? Mucca. Sì. Non si fanno queste robe qui. Che non si fanno? Si fanno. Noi stiamo facendo vedere le cose alla gente, poi le mettiamo. È una bella cosa la gente. Devo chiamare Paolo a tagliarmi tutti i pezzi. Ma va. Anzi, c'è la scusa per chiamare. No, non sono la scuola, ma ha invitato ancora. Buongiorno signora. Ricordate che questa qua non è la ginepresa con l'asse. Questa qua puoi fare tu, tagliare, ridurre. Questo Matteo, come le macchine fotografica questa. Sì? Certo, cioè, perché c'è la schedina. Quindi, avendo la schedina dentro, è come una macchina fotografica. Possiamo riprenderci anche noi? Certo. Girando. Dai che te la ripeto, poi ripendo io. Aspetta. Devi tornare qua a pranzo di signorina, perché un po' mi faccio male. Questa è la casa della tipica Rosilai. Occhio che arriva la macchina dietro. Oh, la macchina, Rosi. Rosi, attendo. No, gira un po' te. Guardi lì e vedi, senta non farla cadere. Questo è il nostro presidente dell'associazione ACR che va a ispezionare con Rosilai, la nostra amica, nonché soggia, alcune zone del parco delle cave per vedere gli orti, questi orti che noi abbiamo. Qua gli ho tutti gli orti che la gente ci butta un po' di tutto, ci mettono le vasche da bagno, ci mettono i bagni, ci mettono tutto. Vabbè, è come se fosse la loro casa, giustamente. E sta la Rosi, il nostro presidente, che camminano fianco a fianco. È bello, Milano è bello, mi affascina, mi è sempre affascinato. Io sono la vicepresidente di un'associazione che è bellissima, è la mia vita, si chiama ACR Onus. La nostra è un'associazione che si occupa di disabili, di disagiati. Ci occupiamo dei bulli, il bullismo, lo combattiamo, l'abbiamo combattuto sin da quando è nata questa nostra associazione. La sede principale è Milano, l'altra sede è Sanremo, Vailate, Torino e anche Roma. Sono ben felice e onorata di appartenerci. Grazie. Aspetta, ci sono persone, lo stiamo facendo. Grazie alla nostra vicepresidente, direttrice del Baggese e del Sanremese. Noi stiamo facendo questa inchiesta per vedere gli orti che c'è. Bene. Allora, grazie alla nostra vicepresidente, che una volta era una donna stupenda, adesso lo è ancora. Però insieme alla Rosilai, che pensate, ci ha aiutato a vendere i libri della finestra dei ricordi e abbiamo dato tutto il ricavato, comprese le spese, 200 euro a padre Alberto per la Madonna dei poveri. Quindi, e poi sono rimasti due libri, uno ce l'ha portato stamattina, il risultato di 5 euro, Rosi, e l'altro lo diamo in omaggio a lei per la sua opera che ha prestato e lo porterà in Sardegna. Lo porterà in Sardegna e porterà il nostro Ambrogino qua, eccolo qua.
come vedete ci sono tutti gli orti ed è un peccato perché questo è il biglietto da visita per il Parco delle Cave e dovrebbe presentarsi in modo un po' diverso. Come vedete sul retro c'è l'ospedale San Carlo, poi abbiamo lo stadio San Siro e adesso Rosy giustamente ci mostrava questa, che non è un'immagine molto gratificante, mentre invece la siepe, che era curata da Italia Nostra, che purtroppo non lavora più per il Parco delle Cave, è stata un po' abbandonata. Quindi noi chiediamo al sindaco Moratti di intervenire e sistemare questo bel ingresso per il Parco delle Cave. Buongiorno. Perché noi siamo la città di Milano che ospita l'Expo e con tutti i miliardi che spendono per questo bel evento bisognerebbe investirne una parte anche qui per il Parco delle Cave e rendere molto più gradevole questo ingresso. Caro Pasquale Salvatore, tu che sei il nostro presidente onorario, devi, se puoi, portare avanti questa richiesta anche in Consiglio Comunale, augurandoci che tu un domani sia o il sindaco o, meglio ancora, continua l'assessore, perché abbiamo bisogno di un braccio operative e quindi noi continuiamo a riprendere gli orti. Come non vedete, è un'area questa molto molto ampia e lì ci sono delle persone che vi operano, eccole, vediamo di inquadrarle. Sì. Poi sul retro c'è la cascina all'interno, della quale avremo poi notizie successivamente. Salutiamo le nostre due amiche che si inoltrano nel Parco delle Cave e noi torniamo a lavorare. Buongiorno a tutti. Ecco fatto.